Sequestro di droga a Montevarchi, arrestati 4 nigeriani in flagranza di reato. Lo spaccio avveniva in un'area del Colle dei Cappuccini di proprietà privata, l'arresto da parte dei carabinieri. Ha rubato vestiti e trucchi dall'OVS di Figline Incisa Valdarno. I carabinieri hanno denunciato una 23enne. La donna ha però risarcito subito quanto rubato. Era senza precedenti penali. Proseguono spediti i lavori sulla scuola elementare di Faella. A settembre, al massimo inizio ottobre, l'inaugurazione. Intervento in tempi record. In meno di un anno concluso tutto l'iter realizzativo. Si concluderanno a giugno invece i lavori della ex Casa del Fascio di San Giovanni Valdarno, un'opera attesa da più di 10 anni, diventerà la nuova biblioteca entro il 2018, il probabile taglio del nastro. Inaugurata oggi a Figline Incisa l'aiuola della legalità, i bambini delle scuole hanno partecipato al taglio del nastro per dire no alla mafia, un pezzo di giardino pubblico dove sono affissi anche i nomi dei martiri per mano della malavita. Dalla Toscana il capogruppo in consiglio regionale per Forza Italia, Marchini, lancia l'allarme. Bilanci delle 3 ASL toscane in rosso, perdite che vanno dai 43 milioni per quella nord ai 21 per la Toscana sud-est e 17 per la Toscana centro. Calcio, il Montevarchi ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2018-2019, è Simone Venturi, ex ghivizzano, inizierà il lavoro con la nuova squadra da fine luglio.